indagine condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura della Repubblica ha consentito di fare luce su uno spaccato di realtà prima e come dire inesplorato. Si è giunti a verificare un collegamento tra l'organizzazione mafiosa e un soggetto che riveste un ruolo apicale in una loggia massonica, in uno diavolo di una loggia massonica, tale Cavallaro Sebastiano. Questo ha fatto sì che alcune fratelle massoni si erano rivolte a lui per poi, cioè al Cavallaro, per poi avere un collegamento con Claudio Scolano, esponente di spicco della cosca Santa Paola. Questa organizzazione si è occupata di tante attività illecite, l'estorsione, il devoluogo, il recupero crediti, l'influenza poi su appalti pubblici, su attività amministrative, e questo a favore sembrerebbe di qualche fratello massone. In particolare mi riferisco ad un appalto per un lavoro a Santa Maria delle Godine. Questa indagine ha anche consentito di verificare il coinvolgimento di più professionisti, tra cui un funzionario di banca, e dunque ben vengono queste indagini, perché queste attività influiscono tanto negativamente sul sano svolgimento della nostra economia, poiché vede il coinvolgimento di un'organizzazione mafiosa di grande livello e tristemente nota, quale quella Ercolano Santa Paola. Elementi che sono apicali in loggia massonica e professionisti che si prestano a collaborare su queste attività. We'll be right back.